noi riteniamo, uso dei termini che rischiano di essere eccessivamente tecnici, ma è inevitabile, noi riteniamo che non vi siano i presupposti genetici per poter parlare di posizioni di garanzia da cui discendevano obblighi di carattere giuridico, a fronte dei quali una serie di condotte certamente antigiuridiche poste in essere da altri soggetti determinavano inevitabilmente anche conseguenze in capo ai soggetti facenti parte dei massimi vertici di Leitner. Questo in termini di massima sintesi il pensiero che noi oggi intendiamo veicolare al giudice. Lo abbiamo già fatto con un corredo importante, imponente, di natura giurisprudenziale, e riteniamo che poi anche i supporti di natura documentale che abbiamo già anticipato faremo poi oggetto di devoluzione al giudice attraverso delle memorie, possano sgombrare il campo in ordine all'esatta ricostruzione della vicenda e dei soggetti residualmente aventi un profilo di responsabilità. Noi riteniamo che vi sia una causa unica, precisa, già accertata, a fronte della quale i fatti si sono verificati. La rimozione dei freni di sicurezza attraverso la posizione dei cosiddetti forchettoni. Questo è l'elemento unico ed esclusivo a fronte dei quali si è verificato l'evento lesivo. E questo evento non ha nessuna forma di profilo di contiguità con anche soltanto residuali o complementari attività di carattere manutentivo che al più comunque individuavano oneri in capo a Leitner che erano stati fatti oggetto di puntuale adempimento.